il Panthers per consolidare la quarta posizione, che garantirebbe un posto in Champions Cup, la Real Football per abbandonare l'ultimo posto in classifica. Buonasera a tutti, gentili telespettatori, da parte di Francesco Patti, pronto a raccontarvi questo match valido per la decima giornata della fase preliminare. Andiamo insieme a leggere ambedue gli schieramenti tattici. Per quanto concerne il Panthers, in porta va Giuseppe Sciuto, coadiuvato dal trio difensivo composto da Cristian Lanzafame, Rapicavoli e Zerbo. Al centrocampo Gianni, Di Mauro e Vito Lanzafame a supporto di Bomber Gangi. La Real Football risponde con Mariano Giarrusso tra i pali in difesa, Simone Sciuto insieme a Vilardo ed Enrico Giarrusso. Al centrocampo Gianboi, Mangion e Salemi a supporto di Pappalardo. In panchina Tringale. Arbitra il signor Giuseppe Marcellino, partenza, sprint, quello del Panthers, che dopo appena due minuti crea un serio grattacapo a Mariano Giarrusso col colpo di testa di Gangi, servito da Zerbo. La risposta della Real Football si presenta pochi istanti più tardi, porta la firma di Ciccio Mangione, la cui vuole avrebbe meritato miglior sorte. I ritmi si alzano, si lotta a centrocampo e qui al quinto minuto Gianni indirizza di poco a lato la sfera con un Mariano Giarrusso sulla traiettoria del tiro, ma il secondo a fondo della Real Football colpisce e con Tringale passa in vantaggio al nono minuto, servito in contropiede da Pappalardo. Poco dopo il numero 9 esalta le doti insieme a Pappalardo di un eccezionale Giuseppe Sciuto, che salva il Panthers al 18esimo. Proprio gli azzurri ci provano, calcio di punizione strepitosa di Gigi Gangi che si infrange sull'incrocio dei pari. Poi Mariano Giarrusso respinge in modo reattivo sulla conclusione ravvicinata di Cristian Lanzafame. Un ottimo momento del Panthers che meriterebbe il vantaggio. E infatti al 21esimo minuto arriva l'11esima rete stagionale di Bomber Gangi. E ribadisce in rete una corta respinta di Mariano Giarrusso, sfonda dalla destra Gianni al 23esimo minuto, chiusa dalla forbice umana costituita da Gianboi. Vilardo, ancora il Panthers in questi ultimi istanti della prima frazione di gioco, sombrero di capitan Vito Lanzafame, destro però che indirizza la palla alle stelle. L'ultimo sussulto di questo primo tempo davvero palpitante, che vede palesare un equilibrio sostanziale tra le due formazioni. Forse il Panthers avrebbe meritato qualcosina in più, un pareggio che al momento soddisfa ambedue le contendenti. E dunque sicuramente ci si aspetta spettacolo in questa ripresa. Parte forte la Real Football con il destro murato dalla difesa avversaria, destro di Ciccio Mangiono, così come occasione qui per il Panthers con questa palla flipperata al limite dell'area. Arriva poi il sinistro di Gianni e guardate cosa sbaglia Gigi Gangi da zona propizia. Ancora il Panthers con Cristian Lanzafame che lascia il vuoto dietro di sé, sinistro in mezzo, palla ribattuta sul palo, arriva Mazzurro, un altro palo. Davvero sfortunato qui il Panthers, che al 17esimo però con Astiglia Di Mauro si porta in vantaggio, buca anche la rete. Bella l'azione personale, bella la conclusione di Concetto, Astiglia Di Mauro. 2-1 del Panthers, ci prova a reagire la Real Football con il destro giro di Simone Sciuto, davvero bello, pettina il palo alla sinistra di Giuseppe Sciuto. L'ultima occasione finisce 2-1 per il Panthers, che consolida così la quarta posizione, lasciando l'ultima posizione invece la Real Football. Io vi ringrazio per avermi seguito, da Francesco Patti è tutto, arrivederci al prossimo appuntamento.
smell of sun.